Ciao ragazze, oggi voglio parlare dei prodotti che ho testato negli ultimi mesi e quindi iniziamo subito. Vi dirò se vale se vanno bene e se no, quindi vi darò anche un voto. Inizio con questo qua. Ok, questo è un deodorante senza sali di alluminio. Ecco qua, io stavo cercando uno, io prima di questo da parecchi anni che sto utilizzando il Dove, quello con fra verde e bianco. Magari vi metto una foto. Però quello lì c'ha l'alluminio. Poi dopo questo che ho saputo che non va bene di là di qua, sono andata alla ricerca di un deodorante. Diciamo con un buon inci, questo qua dice che è senza parabeno. Vedete, quindi loro ti dicevano che ti dicono che protegge 24 ore. L'ho testato la prima volta che l'ho utilizzato, è stata perché sono andata a un battesimo ed ero un po' spaventata perché era la prima volta che lo mettevo, non sapevo se mi reggeva. E infatti al primo utilizzo è stato bene perché io non mi lamento dalla prima volta che l'ho utilizzato. Poi dopo col passare dei giorni ho notato che per me, almeno per me, non va bene, non mi reggeva. Dopo alcune ore sentivo quel fastidio, sentivo che dovevo andare a lavarmi, quindi ho lasciato stare. La marca in questione è della Colgate-Palmolive, questo sarebbe Lince. Allora, per me questo non va bene. Adesso vi faccio vedere, è trasparentoso, non lancia, non è quello in stick bianco, vedete, è trasparente. E la consistenza è un po' oleosa, non lancia macchie, niente, però a me non è andato bene, quindi io lo boccio. Per me, se nel caso qualcuno di voi vuole provarlo, poi mi potete dire la vostra opinione. Questo è il maxi formato, l'ho trovato così, l'ho trovato all'acqua sapone, il prezzo sui 2 euro forse, quindi a me non va bene. Io questo qua voto 0 perché per me non va bene, però come inci può andare. Sono 65 ml. Poi sono andata subito alla ricerca di un altro deodorante che non contenesse sale di alluminio, però io prima di prendere questo già sapevo dell'esistenza di questo qua, che sarebbe l'alume di rocca o l'alume di potassio. Di questo me ne aveva parlato diciamo una conoscente, una vicina di casa, che lei lo utilizza da anni e lei va benissimo. Sono andata alla ricerca su internet per vedere cosa dicevano, sono entrata in forum e alla fine non mi era convinta l'idea, quindi perciò ho preso questo qua. Visto che questo qua a me non mi è funzionato e non mi è andato bene, alla fine ho deciso di prenderlo. Questo qua l'ho preso sempre all'acqua sapone, l'ho preso diciamo un mesetto fa e ho pubblicato anche su Facebook, sulla mia pagina Facebook, per chi non conosce la mia pagina, si chiama Gersali come questo canale. Quindi dove alcune ragazze mi hanno scritto, io purtroppo non ho risposto perché stavo aspettando questo video qua. Allora, questo c'ha diciamo il pro e il contro, non so se si dice così. Per carità, a me funziona. E questo qua, vedete, in pratica è un cristallo, eccolo qua. Questo è un sale minerale, qua dice, vi leggo quello che riporta qua dietro. Allora, alume di rocca, un sale minerale di estrazione mineraria composto al 100% di puri cristalli di alume di potassio. Dice che è adatto alle pelli sensibili, alle pelli più sensibili, irritabile, è privo di profumazione ed è vero, questo non odora di nulla, cioè non sa di nulla. E ti tiene e regola la sudorazione per l'intera giornata. È vero, io questo lo metto la mattina e
e sto tranquilla perché non sento la sensazione, il fastidio di andare a sciacquarmi, di andare a lavarmi, perché non lo so, sono un po' fissata io. Allora, vedete, è duro, trasparente. In pratica questo si mette sotto il getto d'acqua, qua pure te lo dici, non si vede. Bagnare lo stick con acqua e passare delicatamente sulle parti interessate. Asciugare dopo l'uso per una lunga durata. Allora, in pratica questo si mette sotto l'acqua corrente, si bagna la punta, poi si passa su tutte e due le ascelle, io disse di asciugarlo, io lo risciacquo e lo asciugo con un asciugamano, con qualcosa, e lo ripongo. Allora, io all'inizio, quando ho iniziato a testarlo, l'ho iniziato a testare su un'ascella, su quella che io sentivo che avevo più bisogno. E ho notato subito, dal primo utilizzo a finora, che davvero funziona. E ho notato che mi lascia la pelle quando io vado a passarlo lì. Quello si asciuga l'aria, nel frattempo io finisco di vestirmi, queste cose qua, si va asciugando perché in pratica all'essere bagnato tu lo passi sulla pelle. A me mi lascia la cella molto morbida. L'ho notato quando ho fatto la prova, diciamo, per una settimana su una cella. Io mi toccavo la cella dove avevo messo questo, mi toccavo l'altra cella e sentivo questa, diciamo, come una pellicola o qualcosa che mi lasciava molto, ma molto morbida la cella e mi piaceva. Non, forse magari sudavo un po', però non mi sentivo fastidita. Vedete, no, non lascia per niente alloni, non ti macchia. Si può utilizzare anche sulle ferite, ad esempio se c'è una ferita qua, tu lo bagni e fai lo stesso, perché lui è un... non è che non mi viene la parola. Allora, avevo detto il pro e contro. Qua dice che è antitraspirante, qua dietro che non ostruisce i pori. Qua dietro c'è scritto non ostruisce, non ostruisce i pori. Quindi certamente io se devo uscire, se io sto a casa e devo uscire, diciamo per un'oretta, 2 ore, non lo metto. Sono giorni che no, io non uso niente, se sto qua a casa, la mattina mi sciacquo, se faccio il bagnetto, la doccia e mi sto così a casa. Se nel caso io devo uscire, so che starò 2 o 3 ore, o nell'arco della giornata esco, rientro, lo metto, ad esempio questa mattina l'ho rimesso perché so che oggi devo stare, diciamo, avanti e indietro. E quindi per me va bene. Ditemi voi sotto, nel casotto, se lo conoscete, se lo utilizzerete, soprattutto se nel caso le ragazze magari mi potete lasciare dei consigli. Io prima di dormire, penso anche voi, o faccio il bagnetto o mi sciacquo, però io mai mai con questo coso andrei, anche se anche con un deodorante, mai ragazze, mai dobbiamo andare a dormire con questo addosso, perché noi dobbiamo lasciare traspirare. Ah, un'altra cosa, io faccio jogging e ho ricominciato a fare jogging. Quando ho fatto jogging non l'ho messo e quel giorno davvero sudavo tanto, ho avuto paura, ho detto se io mi metto questo e vado, diciamo, a fare jogging, a camminare, avevo paura, quindi non l'ho testato. Un giorno io mi decido di camminare con questo coso, di fare jogging con questo deodorante addosso, vi farò sapere nel primo video che faccio, perché non lo so, avevo paura. Se nel caso voi lo utilizzate per andare a fare esercizi e notate che sudate ma che non c'è quel cattivo odore o magari non vi dà fastidio, per cortesia vorrei farlo, vorrei sapere. Ok, voto 10 perché a me funziona, io sono molto contenta. L'ho pagato 2 euro qualcosa all'acqua sapone. Dov'è che sta scritto quanto? È bello pesante, 115 grammi. Non arrivavo nemmeno ai 3 euro quando io già lo avevo visto in una sanitaria, 8 euro così. Quindi quando l'ho visto 2-3 euro l'ho preso subito al volo perché mi è costato più o meno lo stesso di questo. E questa è una cosa che mi durerà negli anni. Questo può, così può durare 5-6 anni,
Perché, beh, così mi ha detto la vicina, che lei con una pietra di questa si fa 4-5 anni. Io non lo uso tutti i giorni e mi durerà penso 5 anni. Questo riguardo agli deodoranti.